Questa amministrazione comunale è intervenuta in maniera positiva presso la zona di Sessonia Sud, investendo circa 4 milioni di euro per i rifiorimenti delle scogliere che erano preesistenti, che erano appunto soffolte, e abbiamo riemerso 7 tratti di scogliera e abbiamo creato altre 9-4 scogliere a difesa di Sassonia Sud. E effettivamente questa operazione, che è stata fatta grazie ai soldi del Ministero dell'Ambiente che la Regione Marche ci ha concesso per circa 3 milioni, ed è stata fatta anche con un'aggiunta finanziaria di 900.000 euro da parte del Comune di Fano, è stata un'operazione che in questo momento sta dando i propri frutti, perché la cittadinanza ha riscoperto un vasto tratto di spiaggia libera che adesso è molto più frequentato rispetto a prima, che permette la balneazione, che permette anche di stendersi sulla spiaggia, che prima era impossibile. Si è creato anche un collegamento tra la spiaggia di Baia Metauro con Sassonia, che prima era impossibile, e sicuramente questa è la notizia positiva per il 2017 per la città di Fano e per la difesa della nostra costa. Ma noi non ci fermiamo qui, abbiamo già approvato 2 progetti esecutivi per un totale circa di 400.000 euro che serviranno a rinforzare le scogliere che si trovano dal bersaglio fino alla foce del fiume Metauro, cioè risalperemo le scogliere che nel tempo sono scogliere esistenti, sono dei massi che nel tempo sono scesi giù, li riporteremo in sede, aggiungeremo e porteremo circa 9.000 tonnellate di scogli nuovi per rafforzare e quindi mantenere le scogliere che appunto difendono attualmente Baia Metauro. È un investimento importante e abbiamo partecipato a un bando regionale che ha visto appunto un contributo da parte della regione importante, ha previsto il cofinanziamento del Comune di Fano per circa 100.000 euro, che ci permetterà di rafforzare le difese della costa per circa un chilometro e 200 metri di spiaggia a Fano. Notizia questa positiva, tanto attesa da chi ci abita ma anche dagli operatori balneari, e quindi dopo i lavori della Sassonia continuiamo, perché difendiamo altra costa nella città di Fano.